ribadirglielo. E vorrei chiudere dicendo al governo, al presidente del Consiglio, e non ci dica che c'è la ripresa nel 2014, perché la ripresa c'è il giorno in cui ognuno di voi non avrà in testa l'incubo se domani avrà ancora un lavoro o no. Dalla Lombardia alla Calabria, passando per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise e Puglia, i lavoratori hanno incrociato le braccia per la mobilitazione indetta da CGIL, CISL e UIL per cambiare la legge di stabilità. 4 ore di sciopero, forse poche, dice dal palco di Milano la segretaria della CGIL, Susanna Camusso, ma di questi tempi sono un forte sacrificio per chi è in cassa integrazione, per chi non vede arrivare i soldi delle casse in deroga, per chi teme il licenziamento. Del resto, proprio oggi dall'economia reale arrivano nuovi segnali allarmanti. Secondo il CERVED, nei primi 9 mesi di quest'anno sono stati quasi 10.000 i fallimenti, il 12% in più rispetto allo stesso periodo del 2012. No a una legge di stabilità che guarda solo al debito pubblico, ha detto poi la segretaria della CGIL. Il governo ha promesso tante cose, ne faccia almeno una. La richiesta è una sola in realtà, la richiesta è aumentiamo il reddito dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e attraverso questo diamo la possibilità di ripartire alla domanda aggregata e quindi alla produzione. Sul tavolo del governo devono esserci le pensioni e il problema aperto dalla riforma Fornero è ancora irrisolto degli esodati, dicono i sindacati. L'allarme lanciato sui conti dell'INPS rischia di essere fumo negli occhi. Quello che dovrebbe dire il presidente dell'INPS è che ci sono lavoratori che non possono andare in pensione e che non hanno reddito. Nelle piazze di molte città hanno manifestato anche gli studenti per sostenere i lavoratori e per invertire la rotta nel mondo della scuola. Ci sono stati momenti di tensione a Napoli, Bologna, Torino e a Roma, dove i manifestanti puntano a raggiungere il Senato.